accanto ad un odioso Maurizio. Abbiamo litigato stamattina, perché sì, criticava Capuano lui ora, quindi ora, ce l'aveva col mister, no, lo dico al mister Ziolino, sì, che dopo quando va da solo con Ezio dice sempre, ma Maurizio ti critica, sei te che critichi l'Arezzo, perché ha detto, hai visto la partita martedì passato a Bolzano, ma criticato, dica come l'hai vista la partita. Ezio, perdonalo, perché non sa quello che dice. No, no, lui diceva l'Arezzo, l'ho vista, squadra moscia, senza mordente, ora ha vinto 3-0, quando, e anche lui chiaramente tra il carro e vincitore. Quando ho detto moscia, parlavo della tua fava. Ah, parla, perfetto, ecco, si può anche tagliare, come si fa a parlare così? Come si fa? Tagliare? Si può tagliare? No, tagliare. Dopo questa intervista, penso che sia l'ultima intervista, spero della vittoria domenica dell'Arezzo con la Bionef, così ci posizioniamo nella classifica di centro classifica, posizione tranquilla, e dopo gli articoli non li faccio più, perché non si può parlare di calcio con uno che fa questi commenti. Parliamo del calcio un attimino? Comunque volevo dire anche a Ezzolino Capuano che finalmente una bella partita dell'Arezzo, una vittoria e uno sconto diretto 3-0 con Gian Erminia, che sinceramente è molto importante perché lascia la quintultima classifica ora a 4 punti. Domenica abbiamo l'incontro a 12:30 con la Bionef, ultimo in classifica, perso nel posticipo di lunedì 1-0 in casa con la Cremonese, e quindi una partita che si adatta perfettamente alla nostra squadra per cercare di... non si può ridere, parla così, è la Rita che ha preso da ridere. Comunque una partita che permetterà, sperando di vincere, di portarci una situazione classifica importante. Saranno a Setti Buonvissuto e Cucinello perché è squalificato, però dobbiamo dire che il mister Capuano veramente domenica ha confezionato una grande impresa, perché ha impostato diciamo una partita nella maniera giusta, senza scoprirsi e poi colpito il contro. La Toretta, l'abbiamo detto anche l'altra volta, l'altra intervista, che il Sud Tirol sicuramente è una squadra con qualità superiore all'Arezzo, ha vinto 2-0 anche la passata domenica con il Como, quindi l'Arezzo si deve giocare il campionato con queste squadre di pari classifica, e ora il momento è fondamentale perché abbiamo 4-5 scontri diretti. Ti sei guadagnato la cena con Capuano, la prossima cena sarai invitato anche tu. Anche te vieni? Paghi tutto te? No, io se viene la Rita offro soltanto la Rita. Che torto. Sì, buongiorno.